Avete letto il cartello? Stiamo parlando di super bonus. E lì ci sono scritte delle parole che riassumono benissimo che cos'è il super bonus. Riqualifichiamo immobili utilizzando crediti fiscali. L'unione fa la forza. Sapete chi c'è in questa unione? C'è il cittadino che ha bisogno di mettere a posto casa, riqualificandola a livello energetico o mettendola, dandole maggiore solidità a livello sismico. C'è lo Stato che gli dà i soldi attraverso il 110%. Una spesa di 10.000 euro in 5 anni può essere restituita con il 10% in più. E poi c'è l'impresa che lavora, l'impresa che finalmente, grazie allo Stato che ha dato un'opportunità al cittadino, può lavorare. E stiamo andando all'ingresso di questo cantiere, siamo in provincia di Lodi, a Muzza di Cornegliano Laudense. E questo, che adesso vedrete, è uno degli 833 cantieri che ci sono in Lombardia, per un totale, ve lo dico subito, perché stanno dicendo che è direttore lavori, proprietario di casa, la collega portavoce Valentina Barzotti del Movimento 5 Stelle, stanno dicendo, sta girando questa voce, ma probabilmente per un'abitudine oramai radicata nella cultura e nel nostro modo di pensare. Ma sì, quella roba lì è complicata, il 110% non ce la faremo, troppa burocrazia, ma poi arriveranno i soldi? Queste persone penso che si possono e vi possano dire che è possibile. Io partirei col direttore lavori. Come sta andando questo cantiere, che magari ogni tanto fallo anche vedere? Allora, abbiamo iniziato da qualche settimana questo cantiere e credo che il super bonus sia un'ottima opportunità per tutti, anche per i colleghi geometri come me. Da quanti anni è che fai questo mestiere? Sono 20 anni che sono iscritto al Collegio dei Geometri. È sempre andata bene? Sempre andata bene. Diciamo che sono 13 anni che l'edilizia è in crisi e finalmente con questa legge qualcosa si muove. Quella roba qua l'avresti fatta se non ci fosse stato il 110%, il super bonus? Diciamo che era parecchio tempo che non si faceva qualcosa, perché tra i costi è dura insomma. Quindi iniziamo a capire che chi lavora nel settore da così tanto tempo sta avendo una boccata d'ossigeno grazie. Questo è un cappotto termico, come si chiama tecnicamente? Cappotto termico, che è un'opera, un'iniziativa trainante, si chiama trainante, per altri interventi, ad esempio l'impianto fotovoltaico di sopra. Esatto, no? Qui i ragazzi metteranno l'impianto fotovoltaico. Ragazza lui. L'impianto fotovoltaico, la batteria di accumulo e la colonnina per le auto elettriche. Dopodiché sostituiranno anche la caldaia e rientra tutto, vero? Rientra tutto nel 110, hanno qualche piccola differenza, ma sono soglie minime, dove lavori anche magari da 100.000 euro con pochi soldi in più, magari 1.000-2.000 euro in più al massimo, si fanno un lavoro completo. Bello, che va bello. A beneficio di tutti quanti. Grazie e buon lavoro, buon proseguimento dei lavori. Come sei arrivato al 110%? All'inizio abbiamo sentito questo 110% che sembrava una chimera. E poi ci siamo affidati a un'azienda che, io consiglio a tutti di affidarsi a persone che hanno un'esperienza. E quindi c'è un po' di burocrazia dietro. Abbiamo un po' studiato come funziona il 110%, però non è così impossibile arrivarci, bisogna solo crederci, perché esiste e questo lo dimostra. E diffondere la notizia che c'è questo super bonus, no Valentina, che non è, come dice lui, il proprietario di casa, impossibile, basta informarsi un po' o affidarsi a un'impresa. Soprattutto a persone... Sì, grazie Danilo, soprattutto bisogna affidarsi a persone preparate. Il super bonus 110% è una misura rivoluzionaria e che pone le basi della transizione ecologica, così come è stata pensata e voluta
fortemente dal Movimento 5 Stelle e si pone in un'ottica di efficientamento energetico degli edifici e di messa in sicurezza anche in maniera molto coerente con la transizione che sta avvenendo nel mondo del lavoro, dove sempre più persone, grazie anche allo smart working, al lavoro agile, stanno lavorando da casa, e sicuramente queste misure vanno incontro alle esigenze dei cittadini perché gli permettono di risparmiare in ben tre volte. Cioè, da un lato si sistema una casa praticamente a costo zero, se non comunque con piccole spese. In secondo luogo vai ad avere un risparmio in bolletta, perché chiaramente se si efficienta in maniera, c'è un efficientamento energetico dell'edificio, si va a risparmiare, e poi sicuramente in generale il valore della casa aumenta. Esatto. Quindi noi vogliamo andare a puntare su questa misura, prorogarla il più possibile per quanto c'è possibile, e sicuramente andare anche a semplificare un pochino la burocrazia, che come sempre nel nostro paese c'è, ma noi siamo, diciamo, puntiamo sulla semplificazione, e in questa direzione dobbiamo andare. Grazie mille Valentina, grazie direttore. Lavoro, vuoi dire ancora qualcosa? Vai. Sì, vorrei dire che speriamo che venga reso strutturale, perché è veramente una legge eccezionale. E stiamo notando intanto che ci sono parecchie persone interessate e non sapremo come riuscire a soddisfarle tutte, e sarebbe anche giusto dare la possibilità a più persone di usufruire di questa manovra, che secondo me è veramente eccezionale. Esatto, la parte produttiva nel paese chiede che il super bonus 110%, efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica sia strutturale. Il Movimento 5 Stelle sapete che è riuscito già con la manovra di bilancio 2021 a prorogarlo fino al 2022 giugno, o a seconda che sei condominio, se 60% dei lavori, comunque insomma fino al 2022 compreso. Lo vogliamo aumentare nei prossimi anni, sappiamo che magari non verranno impegnate tutte le risorse stanziate dallo Stato, più risorse, quelle non impegnate, si permettono magari di poterlo utilizzare nei prossimi anni. Lavoro e ambiente, questo è il binomio del futuro. Per tutte le informazioni e per poter dire che è facile sapere come fare, è sufficiente digitare su un qualsiasi motore di ricerca www.governo.it/superbonus. È questo qua, c'è scritto tutto, trovate tutte le informazioni a partire dal super bonus com'è. È molto più semplice di quanto sembri. Si può fare, chiunque può fare un'attività trainante, cappotto termico o rifacimento dell'impianto termico, può fare tantissime altre cose, come il proprietario di casa, fotovoltaico, le ricariche per l'auto elettrica e tante altre cose importanti, a costo zero. È la manovra più rivoluzionaria per l'edilizia probabilmente che ci sia mai stata, e qualcuno ci venisse a dire che l'edilizia non è il settore trainante dell'Italia. Grazie a tutti e diffondete questo video.